illuminate, è illuminato, più volte, più volte, più volte, illuminate, illuminate. Alex, vai davanti. No! Ah, porca miseria, è tutta colpa di Giorgio. Ma l'ho illuminato tante volte. Benvenuti nel nascondino con i mostri più terrificante della storia, perché oggi i mostri sono gli originali, i veri animatronics. Vi sentite in grado di riuscire a fermarli? No. No, sì. No, io sto già facendo no con la testa, no. Dobbiamo partire convinti. Ma no, 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 fidati che è meglio partire prevenuti invece. Così okay. Sei più... ti impegni di più. Allora, prima di tutto serve un coraggioso che vada ad azionare gli animatronici, ad accenderli, ok? Chi è questo coraggioso? Deve andare da solo nelle tenebre, ok? Cinco! Alex, no, no, Alex, no. Sì, va, però vai, verrò Ale. Con te, verrò con te. Okay, luce allora. Spenta, è importante. Puoi seguire solo la luce della mia lampada. Allora, come puoi vedere, qui ci sono un sacco di stanze e noi dobbiamo controllare tutte le stanze, perché praticamente questi animatronici si infiltreranno e cercheranno di venire nel nostro ufficio e ucciderci. Ora, appena noi attiviamo il pulsante che sta lì dentro, avremo soltanto una decina di secondi per tornare all'inizio. Quindi dobbiamo sbrigarci. Tu verrai con me però, vieni con me. Ok. Queste sono le luci, sei pronto? Appena premiamo dobbiamo scappare indietro, Ok, ok. Sono tre luci, tu aspetti con me, ok? Ok, ok. Ok. Una delle luci, una, due, questa non si attiva, è giusto, andiamo così. Vai, corri, corri, corri. Corri, corri, Alex! Corri, 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 piano! Ok, perfetto, perfetto, adesso. Adesso siamo giusti, Come ci dividiamo? Voi rimanete, Giorgio, lì e ti occupi di questa luce qui. Se vedi qualcuno devi controllare che non arriva nessuno dal condotto lì, ok? Va poi, bene. Anna invece ti occupi di quest'altro condotto. Devi controllare ogni tanto dai una spizzata. Poi, okay. Alex, tu devi controllare il condotto centrale, va bene? Quindi proprio... Così, così. Esatto, bravo, bravo. E Chico, tu invece devi controllare la luce del condotto centrale. Se vedi che arriva qualcuno devi premere il bottone. Ma per ora occupatevi solo di vedere che non arriva nessuno. Alex, fatti un po' più di lato, così riusciamo a passarci tutti. Sì, va benissimo, va benissimo. Ricordate, Giorgio e Anna, dovete essere attenti. Non dovete distrarvi perché altrimenti entrano gli animatronici. E se entrano gli animatronici, io non so se restare con la luce accesa. Male. Mi sa di sì. Meglio, non dici, viene, vero? Guarda le telecamere. Tu. Hai ragione, ottima idea. Fammi dare un'occhiata alle telecamere. Allora, da qui si vedono tutte le stanze. E io posso controllare se ci sono dei movimenti. Allora, per esempio, di lato a noi c'è una stanza e non c'è niente. Qui c'è. Posso condotto. Guardare anche i condotti. Ottimo. Ma si è accesa la luce? Perché sono stato io forse. Sì. Probabile, sì, mi sa che li controlli anche tu le luci. Ok. Ho sentito camminare. Anche io ho sentito qualcosa. Pure io. Controllo i condotti. No, io ho paura. Controllo i condotti. Alex, devi guardare avanti. Alex, guarda i condotti. Guarda avanti. Sì, devi guardare avanti. Non c'è niente avanti. Sei sicuro che non c'è niente? Sì, credo, sì. Come si credi, sì o no? Allora qua c'è. Non c'è niente, non c'è niente. Sei tranquillo? Sì. Qui c'è qualcosa. Mica tanto. Qui non c'è niente. Allora, a me dalle telecamere sembrerebbe tutto regolare, Ok. Credo che non ci sia niente che va male. Cioè, non so bene, non sono sicuro. Per ora. Per ora però sembrerebbe tutto tranquillo. Giorgio, non tenere la luce, tu devi solo spizzare nelle tenebre, d'accordo? No, no, io non l'accendo. Tento non di nuovo camminare. È vero. Sento tantissimi passi. È vero. Ma io non vedo niente. E neanche io. Devi lasciare la luce là. Ma secondo te sono partiti? Perché dobbiamo controllare. Vai a controllare. No, vai tu a controllare. Chi è? Sento una musichina. È vero. Anch'io, chi è vero? Attenzione. È la carica. Chiudere gli occhi. Senti, no, non chiudere gli occhi. Guarda davanti. Guarda, vai davanti al tuo posto. Vai al tuo posto. Ah, cosa sta facendo? C'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno. C'è uno. È lì, illumina, illumina. Illumina, premi. Premi, premi. Dagli una piedi porcata. Vai. No, no, Giorgio, no, fai qualcosa. Vai, dagliela. Premi. Vai, Giorgio. No. Porca trota. E niente. Dai. Vai di nuovo. Ma cos'è?
Basta. Ok, recuperiamo la situazione, d'accordo? Okay, ci siamo. Ci siamo tutti? Allora, sì. Quando sono in carillon, se non sbaglio, tu non devi far partire il carillon per fermare la marionetta. Ha ragione lei. Mi ero completamente dimenticato delle regole degli animatronici. Voi li conoscete gli animatronici? Se sì, mettete nei commenti una scatola, quella una scatola. Una okay? scatola. Perché è il simbolo della carillon, no, una scatola. Ma cosa fai? Ho capito. Ah, c'era un altro, Aiuto! Illumina! Illumina! Basta! Ma basta! È andata malissimo, malissimo. Allora, fermi. Ora va tutto bene. Rimettetevi ai posti! Ci sono! Ok. Allora, è andata male. Mi sento male. Malissimo è andata, però... possiamo, e questo serviva come riscaldamento, serviva, capito? Uh-huh. Adesso che abbiamo preso la mano, no? Ce la facciamo. Allora, il tuo ruolo, pusillanime, devi stare qui, no, devi no, stare. No, qui spawna, devi stare. Allora, mettiti qui. Ok, va bene. Devi così, guardare così. Bene però, Guardo bene. Poi a Giorgio, se arriva, premi una volta sola e speriamo funzioni. Io non lo va so. Va bene, poi, questa volta. Stessa cosa per Anna. Cicco, certo. Tu devi, se vedi che arriva qualcuno, devi illuminare una volta però, Okay. Oh mio Dio, va bene. Secondo me ce la siamo cavata bene. 100 passi. No? Oh, c'è quello vicino a noi, guarda la telecamera. Fammi vedere. È qui a fianco. Anna, io ti devi levare, girarmi, porca miseria. Ok? È vero? Ok, Giorgio sta per arrivare dal tuo buco, No! Sì. E aspettate, guardate voi, visto che siete lì, io premo subito la luce appena mi dite che c'è. Bravo, allora qui ce n'è un'altra. È da tanti? Sta per arrivare pure. C'è la fila nel buco di Giorgio. Davvero? Mi sa di sì. Tu, Alex, non ti distrarre. Premuto. No! Non devi andare. Che è successo? Oh mio Dio, è stata terribile, però. L'hai mandato. Oh, devi premere, però. Sto premendo. Ma non funziona. Spostati. È così, è fermo. Ma ho capito, ma rimane lì. È brutta. Magari se ne va tra un po'. Se non se ne va. Raga, no, fidati, se ne va. Ma se non va, se ne sta andando. Tra poco se ne va. Sei sicuro? Sì. Secondo me ha sentito il sapore del sangue di Alex. Non se ne va. Non mi ricordo. Illumina. Funziona. Illumina di più. Illumina di più. Secondo me se ne va. Se ne va. Dai, se ne deve andare. Stiamo illuminando. Porca miseria, Alex, va là a prendere. Sparagli. Sparagli. Non funziona. No, non sparare più. Aspetti. Vabbè, allora, bravissimi noi. Allora, ma io sento qualcuno nei condotti. Controllo io. Ok? C'è qualcuno? No. Meglio. Per ora sembra tutto regolare. Però occhio. Allora passi. C'è Chi è? Sento qualcosa. Per ora è tutto tanto. Regolare. I condotti sono puliti. Guarda nelle altre stanze. Guardo nelle altre stanze? Sì. Sembrerebbe in ordine. C'è uno. È lontano. Stai tranquillo. Ok, quello. Se ne sta andando. Non avere paura, mio piccolo ballerito. Vabbè. Invece, Catorgio, tu, occhi aperti, Anche tu, sì. Alex. Alex non ha un soprannome, Alex. Però. Non va bene. Anna Sbanunanna, com'è la situazione a sinistra? Tranquilla. Va bene. Ok, allora, anche da qui sembra tranquillo, Giorgio. Non c'è nessun pericolo. No, non c'è nessuno. Ma tutti quelli che erano in fila. Illuminate! Più volte illuminate! Fermatevi! Alex, vai davanti! Porca miseria, è tutta colpa di Giorgio! Ma ho illuminato tante volte! Non ce ne va! Fermi, accendete sta luce! Illumina! Ma c'è un altro! Ma basta! Ma si può sapere che mi spegne la luce mia? Allora, forse se illumini due volte non va bene. Esatto, devi aspettare che finisce. Spegnete ste cacchio di torce che non aiutano, ok? Alex, spaura Alex. Infatti, devi premere una volta. Aspetti che finisce. Ma io una volta ho premuto. E poi nel centro, al centro. Così, fermi, non premete. Ok, tranquilli. Dobbiamo... C'è un'altra. C'è la fila lì davanti. Giorgio e Anna, occupatevi dei propri condotti. Tranquillo. Vediamo, ok, per sembrare... Chi va accesa la luce? Io. Ok. Controlla. Okay. Sembra regolare per ora, Non sembra regolare, cioè la gente è davanti. Non devi avere nessuna paura, ok? A me non sembra tanto regolare, però... Stai tranquillo, va tu, stiamo cavandocela veramente bene. Mamma mia, proprio benissimo. Con un po' di fantasia, ma veramente lascia stare proprio. Andate via! Una roba è proprio stato meglio. Paurosamente bene. Allora, intanto sto vedendo che altri animatronics si stanno unendo alla festa, ok? Questo potrebbe essere una cosa negativa per noi, Ok, uno se n'è andato. Allora, qui dalle telecamere pure è regolare, Ce n'è un altro, Cico.
Continua a lavorarci con quella luce, eh. Sto lavorando. Ma secondo me, guarda che è strano che devi premere così tanto. Secondo me basta una volta, eh. No, no, io non mi fido. Secondo me. Cos'è stato? Tu premi. Giorgio? Io non ho sentito niente. Alex? Non ho sentito niente. No, sicuri? Non c'è niente nel mio niente, corpo. Niente. Io ho sentito un rumore. No. Eh? Ma tipo un rumore di piede di porco? Sì. E allora qualcuno che abbia pensavo... riporcato, ma non ti preoccupare, Alex, chi c'è nei condotti? È Alex che si cacca addosso e preme i pulsanti. C'è! Danna! Dove? La fine! Oh, ma tu a cosa servi tu? Ce n'è uno pure qua, ce n'è uno pure qua. Illumina! Lavora, ancora! L'ho detto! Dove? È entrato, ok, tranquilli. Ma non funziona il bambino palloncino! Bimbo palloncino non fa nulla. Sta solo lì da fastidio. Alex, vai a metterti vicino a lui. Vabbè, ma basta! Alex, vai a occupare il tuo posto vicino a Bimbo Palloncino, va bene? Vai! Accendete la luce, accendete! Devi stare, porca miseria. Con lui devi stare, stai lì! Oh, c'è qualcuno! Ah! Dove? Cica, vai via! Ok, Alex, rimani lì sul palloncino, va bene? Ok, va benissimo. Ho finito la corrente io. No, guarda, no, è colpa di Bambino Palloncino. Possiamo provare. Alex, spingilo, picchialo. Lo sposto. Ma continuato ad accendere. Perché non è andato lì? È una tortura. E c'è il palloncino qui. Lo allontano, aspetta. Ecco. Ma questa magari, cosa non è molto. Magari aiuta, non lo so. Ora funziona la luce centrale? No. Porca, l'ha rotta comunque. Porca miseria, è la fine, raga, eh. Cioè abbiamo fatto schifo, secondo me. Ma non è stata colpa nostra! Ma non se ne vanno quando accendiamo la luce. E infatti! È colpa di Alex! Ma non è per caso c'è qualche maschera in dotazione? Vai a controllare! E dove? Di là! Dal palloncino! C'è qualcuno nei condotti! Vai a controllare, cerca una qualcosa! È nella porta, qui, non c'era! Questa qui non funzionava come maschera, la porta! Vai, no! Ah, sì, è vero! Sì! Vai a controllare là, Alex! Qua dentro? Sì! È vero, comunque ha ragione Anna, questa porta... Buono, chiudiamoci qua. No, è schifosa come azione, scusa, eh. Però serve. Ho capito, ma servirà contro alcuni. Non c'è niente. Come sei tornato correndo, figa. Vuoi fare un altro giro? No. Ma non hai controllato niente. Infatti, non hai controllato niente, vai a cercare... Qualcuno! C'è qualcuno nei condotti. Illuminato. Io vado dentro. No, esci! Okay. Porca miseria, sei un pusillanime, ne abbiamo già abbastanza di pusillanimi a bordo. Che cavolo. Giorgio, cos'è stato? No, un altro rumore dei condotti. No. Vengono dai condotti, sicuro. Sì. Arrivano. Allora, condotto di Anna non c'è niente, condotto di Giorgio? Non mi sembra. Non c'è niente, per il momento. Condotto di Alex, da lì cosa cacchio vedi? Alex non condotta niente. Mettiti un condottino. Oh, stiamo morendo un casino di volte per colpa tua che sei un fifone. Mettiti lì, non muoverti, ok? Non mi muovo, controllare. Vai per illustrazione. Per lustra, bravo. Vai per lustra. Vai per lustra. E non tornare. Vai a vedere. Cos'è? No. Cos'è? Corri, cosa hai visto? Ha fatto finta, secondo me. C'era una cosa brutta dalla porta. Che genere? Una porta. Quella cosa scheletrosa con la faccia bianca. La marionetta! Andiamo a vedere. Vai, tutti? Vai. No, solo io. Mangle. Tutti, tornate indietro. Ve la voglio vedere, condotti! Però. No, c'è ancora. Torna indietro. È vero, che schifo, è Mangle quella. Scappiamo che adesso arriva, mamma mia. Ok, però rimaniamo non c'è più luce. Rimaniamo qui, lì no. Però non sta arrivando nessuno, quindi ce la stiamo cavando. Infatti. Veramente bene. Allora, condotto di Giorgio pulito, condotto di Aia. Dov'è? Condotto di Alex pulito. Bravissimo. Ok, allora se sentiamo il rumore della marionetta, uno di noi deve andare a riattivarla. Vieni Alex, sarà il tuo compito e ti faccio vedere. Troppo tardi. Oh mio Dio. Era lì, Qualcuno! Cicco! Ti smonto la Non posso, no! Porca miseria, no! Esci fuori! Non posso più premere il pulsante! Ho rotto il pulsante? Sì. La sposto. Ok. C'è Mangle. Cicco, illumina! Non posso! Cicco! Avete rotto il palloncino, quindi non funziona più! Non funziona più niente! Faccia con la torcia, guarda! Non funziona, smetti! È la fine! Alex, scappiamo. Scappiamo, andiamo. Come scappate? Dai condotti. Ottima idea, venite. Andiamo. Venite. Se n'è andata. Andiamo via tutti. Accendi la luce. Ce l'ho già accesa. Okay. È buio. Anna, ci sei? Sì.
Cos'è stato? Siete rumori strani. Anch'io. Secondo me non è una buona idea. Fidati, fidati. Siamo fuggiti. Siamo già. Ce ne vedi, vedi, stava per entrare. Lo vedi? E invece noi non c'eravamo e quindi non ci ha potuto ammazzare. Dove siete? Anna. Niente. Venite, venite, venite. Ci nasconderemo. È la fine. No, ce la facciamo tantissimo. Allora. Ma c'è il tipo qui. Sì, però ora è fermo. Non ti avvicinare, okay. Sei pazzo. No, è allora, buono adesso. Qui da qualche. Ecco il bambino palloncino. Qui da qualche parte ci deve essere anche il carion. E mi sembra che il carion è questo. Sì, è questo qui. Sì. Accendilo. Come fai a saperlo, Alex? Non lo sa. Non lo sa, ha detto a caso. Allora troviamo un posto dove nasconderci, non qui. Io nascondo qui. No, non qui, non qui. Venite con me, venite con me. Ci troviamo un posto migliore, migliore. Venite. Venite, mi state seguendo? Sì. Andiamo di qua. Qua nella zona dei bagni. Secondo me qui. Palloncino! No. Non funzionano i bagni, figlio. I bagni non funzionano mai. Allora non nei bagni, usciamo. Ma dove andiamo? Dividiamoci. Qui. No, lì no. No, qui no. È pieno, c'è è pieno. C'è Cica laggiù. C'è Cica? Allora non entriamo, sennò ci ammazza. Ok. Io qui. Rimaniamo qui. Qui mi piace, qui mi piace. Rimaniamo qui. Però scusate. Ma secondo me stiamo barando. No, perché? Perché non siamo nell'ufficio. Cioè, mi sembra un po' un barare, no? Ci possono uccidere comunque. Beh, solo se arrivano qui, però. Vediamo se se n'è andata a Cica. Non se n'è andata. Allora, entriamo da sinistra. Da lì, Cico. Da dietro okay. Ti uccide. Vai. Non funziona da sinistra. Come non funziona? Da destra. Ok, perfetto, approfittiamo. Venite. Dove siete? Venite. Io passo avanti. Se dico di venire, venite. Non lo so. Scusami tanto. Ognuno. Ok, arrivo. Ci sta seguendo. Okay, chi ci sta seguendo? Io. Ah. Io sto seguendo Anna. Ecco. Ok, ci siamo tutti. A parte la porta smontata che ho lasciato io qua. Tecnicamente la situazione non Carion! È niente. Andiamo, Alex, vai, veloce. No, non andare. Alex, va, dobbiamo andare. Dobbiamo, porca miseria, vai, piano. Non andare. Ok. No, da lì no, da qui. Non si può. Dove cacchio passiamo? Ok. No, non dove. Cos'era? Sono morto. Come? Veloci! Non si può. Cico, passa tu. Ok, adesso. Vai. Ok, lo faccio io, dov'è? Eccolo. Qui, vieni. Okay. Come si è fa? È una scatola, non lo so, devi entrarci dentro. No, si è fatta. Andiamo, torniamo indietro. Ok, secondo me ce la stiamo facendo, stiamo andando molto bene, secondo il mio parere, Andiamo, così, torniamo di lì. Veloce, Cico, corri. Vai, ci sono. C'è qualcuno credo qui, No, dov'è? Andiamo. Okay. Forse è il bimbo palloncino di prima. Ok, va bene. Allora, io non ho idea se finirà mai la notte. So che abbiamo fatto un disastro e so anche che probabilmente abbiamo barato una o due volte. Ma c'è uno. Dove? Mago! Illumina! Illumina di più. Uscite, fidatevi. Mi fido. Mamma mia! Ok. No, ma tutti, ma che vergogna! Vai dentro tu. Vabbè, se n'è andata. Tornate. Okay, quindi per questa volta ci fermiamo qui. Fateci sapere se volete vedere un altro episodio e nel caso cercheremo di farcela senza barare. Per questa volta Cico, Alex, Giorgio ed Anna e Lion out. Ciao!